Buon pomeriggio dalla redazione di Udinews TV. Riprende nella tarda mattinata di oggi davanti al GUP del Tribunale di Udine Daniele Faleschini-Barnaba, l'udienza preliminare a carico dell'assistente sanitaria trevigiana Emanuela Petrillo, sospettata di aver finto di somministrare vaccinazione ad alcuni bambini prima nel distretto sanitario di Codroipo e poi all'USL 2 di Treviso. Il processo era stato sospeso alla scorsa udienza il 21 dicembre in attesa della decisione della Corte di Cassazione su richiesta della difesa che aveva presentato un'istanza specifica di rimessione del processo ad altro tribunale. Per la difesa infatti sussistevano motivi di legittimo sospetto per il clamore mediatico senza precedenti sviluppatosi intorno alla vicenda e per il malcontento dei genitori che a giudizio dei difensori avrebbero contribuito a creare un clima tale da condizionare pesantemente le sorti del processo. Il ricorso è stato respinto ad aprile dagli ermellini che hanno invece considerato l'imparzialità del giudice e stabilito che il processo può essere celebrato a Udine. Si parte dunque dall'udienza preliminare. Nel corso del processo si erano già costituite parte civile le due aziende sanitarie e le famiglie di alcuni bambini Infortunio sul lavoro in una ferramenta di Maiano dove un operaio di 56 anni residente a Fagagna è rimasto ferito al collo dopo essere finito contro un manufatto in cemento e metallo che si trovava all'interno dell'azienda. È stato soccorso dai colleghi e poi è trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Maiano per tutti gli accertamenti del caso. Una serie di furti, alcuni messi a segno, alcuni eh, tentati a Udine e dintorni. A Martignacco, i gnoti si sono introdotti nell'abitazione di eh, una eh, signora che era uscita temporaneamente da casa per andare a lavorare nell'orto lasciando aperta la porta della eh, propria villetta, una villetta singola a due piani. I Ignoti sono entrati nell'abitazione, hanno rubato un borsello da donna e diversi monili in oro per un valore di circa 8 10 mila eh, euro. A Udine, Invece i malviventi si sono introdotti nell'abitazione di una donna anziana che stava dormendo, approfittando del fatto che la porta era stata lasciata inavvertitamente aperta. La donna si è svegliata e ha visto due uomini incappucciati eh, nella sua camera eh, da letto. Eh, spaventati, eh, molto spaventata, ha chiamato anche la figlia, ma è riuscita a mettere in fuga i eh, malviventi eh, che le hanno detto di rimanere eh, calma. Si sono allontanati senza rubare eh, alcunché. La politica adesso proseguono i servizi per la presentazione dei candidati a sindaco nei principali comuni che domenica 26 maggio saranno chiamati al voto anche nella nostra regione. Oggi siamo andati a San Giovanni al Natisone, dove ci sono due candidati in corsa: eh, Carlo Pali, attuale assessore della Giunta Braida, che si candida ora a sindaco, e Zorro Grattone, segretario provinciale della Lega Nord. Sentiamo il loro programma nel prossimo servizio. Dobbiamo investire non soltanto sul quotidiano, ma dobbiamo investire anche sul prossimo futuro del nostro Paese. Abbiamo deciso di investire molto nelle zone industriali, anche grazie ai tanti contributi che abbiamo ricevuto in questi anni e ai tanti progetti che sono pronti per la loro esecuzione. Investiremo molto sulle infrastrutture viarie per risolvere i problemi collegati ad alcuni incroci e per realizzare una bretella strategica che collegherà la Brava alla strada regionale 56, per avvicinare le nostre aziende al casello autostradale di Villesse. Oltre a questo investiremo molto in quello che è il circuito ciclopedonale che collegherà le nostre al capoluogo, ma ci collegherà anche al circuito ciclopedonale del Collio Goriziano e alla prossima pista ciclopedonale che collegherà le tre città Unesco. San Giovanni è nel mezzo, non possiamo perdere questa grande opportunità. Ci consentirà di portare turisti sul territorio, creare un paese sempre più vitale, sempre più unito e soprattutto sempre più attrattivo. Anche per questo vogliamo investire nelle scuole, nell'istruzione, nella pre-, e post- e accoglienza e puntare molto su Villa de Brandis che deve diventare un centro di aggregazione culturale e ricreativo a livello regionale e internazionale. Siamo qui per cambiare e rinnovare strategicamente l'ente locale, l'ente comune. Attraverso metodi nuovi, metodi per, per certi versi rivoluzionari e con squadre competenti per poter dire la nostra e ad amministrare con colore questo, questo, questo comune che purtroppo negli ultimi tempi si è ingrigito sempre di più fino ad oggi. Contiamo di farlo con la fiducia dei, dei cittadini che ci conoscono, abbiamo il trascorso di due o tre legislature, abbiamo fatto i consiglieri, l'assessore fino al vice sindaco, ho l'esperienza del, del consiglio provinciale in due occasioni e quindi la competenza e le conoscenze che porto in dote possono essere risolutive e funzionali allo scopo che abbiamo come, come liste Lega Salvini e Territorio Futuro che, sono, che è la lista civica che mi supporta. Il tessuto artigianale industriale va rivitalizzato attraverso una semplificazione, io la chiamo piano marcia che dovremmo concordare con la regione affinché si possa sopperire a, a questo momento di decadenza. Abbiamo, abbiamo fiducia nel futuro, dunque siamo qui per questo. Incontro oggi a Trieste tra il prefetto Valerio Valenti e i rappresentanti del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. In questi giorni, ha sottolineato il segretario del Conapo, Damian Nancini, c'è stata l'assegnazione di personale da eh, Roma, eh, sono stati assegnati i vigili del fuoco che hanno terminato il corso di formazione presso le scuole centrali antincendi della capitale, ma ancora una volta il Friuli è stato dimenticato. Arriveranno Solo due vigili del fuoco a Gorizia e uno a Pordenone, nessuno a Udine e Trieste, nonostante una carenza in regione di circa 90 eh, unità. I sindacalisti hanno segnalato al prefetto eh, Valenti anche alcune criticità, alcune problematiche eh, sul numero unico per le emergenze 112, sulla geolocalizzazione delle chiamate e anche una proposta, quella di realizzare una sala operativa interforze per coordinare nei propri settori gli. Eh, interventi. Adesso apriamo il collegamento con la nostra truppa esterna, con la nostra Valentina Bearzi che si trova a Udine in via Lai Pacco nel centro eh, socio riabilitativo educativo gestito dall'azienda sanitaria per parlare di un'iniziativa, un progetto messo a punto dall'associazione insieme con noi Onlus. Valentina, buongiorno a voi la linea. Buongiorno Angela, sono con Valeria Giuliano, una delle educatrici che si occupano di animare il centro socio riabilitativo educativo. Approfittando del sole ci siamo spostate all'esterno del centro che, come hai detto giustamente, è in via Laipacco e occupa gli spazi dell'ex scuola elementare. Grazie Deledda. Qui in questo bel giardino ci sono anche gli orti urbani. Allora abbiamo approfittato per uscire e mostrarvi queste immagini. Hai detto bene, speciale però intanto spieghiamo a chi ci ascolta qual è l'attività del centro. L'attività del centro, sì, buongiorno a tutti, si basa sul eh, mantenimento di alcune abilità, ospita soggetti disabili e adulti e quindi tendiamo a mantenere molte delle abilità acquisite ma a promuoverne di nuove. E tra le abilità ci sono anche quelle che eh, riguardano l'autonomia personale, l'inclusione sociale e quindi tutti i rapporti con l'esterno, con associazioni e col territorio. Quante eh, persone ospitate? 16 sono gli utenti, tutti adulti, con molte ancora capacità e quindi ancora in grado di fare molte cose e di impararne molte ancora. Per cui. <coughs> Il discorso che possiamo legare immediatamente all'iniziativa del Pulmino ci sta molto a cuore. Per quale motivo? Perché appunto il discorso dell'inclusione è una delle nostre mission, per cui eh, noi dobbiamo avere la possibilità di spostarci sul territorio. Ecco, tornando invece alle attività che si svolgono qui all'interno del centro, poi parleremo dell'iniziativa del Pulmino, eh, stiano mostrando le immagini anche eh, dalla regia di tutto quello che realizzate, sono lavori particolari. Qui appunto alle nostre spalle c'è l'orto, eh, però cercate di coinvolgere in tante maniere diverse gli utenti. Certamente. certamente. Allora, per intanto l'orto è legato direttamente all'attività di cucina, per esempio, che è molto cara ai nostri ospiti perché attrae molto, no? quindi piccole preparazioni e, e, e tutto quello che ne consegue, quindi il riordino, il riassetto della cucina, della sala e queste cose che possono anche poi esercitare anche a casa. Abbiamo visto anche delle immagini con dei lavori fatti col mosaico. Questa è la parte di laboratori che cerchiamo di attivare cambiando spesso, no? perché fare sempre le stesse cose non è una cosa che piace a tutti e sempre. Quindi eh, cerchiamo di eh, vivacizzare anche questi percorsi, per cui è il mosaico che abbiamo fatto e abbiamo fatto anche delle iniziative esterne, un simposio di mosaico internazionale al quale abbiamo partecipato ma anche eh, periodi in cui facciamo tessitura, cartodaggio, lavori anche eh, direttamente correlati alle ricorrenze dell'anno, insomma, no? tutte cose specifiche eh, per cui avete bisogno ovviamente di risorse e eh, soprattutto di mezzi anche tramite i quali spostarvi. C'è appunto in eh, corso una lotteria dedicata proprio all'acquisto di un pulmino che vi servirà per gli spostamenti, come funziona? Allora, praticamente la lotteria è stata così, sempre siamo col supporto dell'associazione insieme con noi che ha acquistato per l'azienda sanitaria già altri due pulmini molti anni fa. Noi stiamo utilizzando ancora uno dei vecchi pulmini che, incrociamo le dita, eh, speriamo duri ancora un po', perché ovviamente come tutti i mezzi ha un'usura e insomma che sia durato già vent'anni o quasi eh, diciamo che è un miracolo. È un miracolo. Adesso ne servono nuovo? Come funziona la lotteria? La lotteria funziona eh, forse lo potrebbe, lo potrebbe spiegare meglio Germano, comunque eh, si sta attuando una vendita di biglietti, i blocchetti ci sono stati consegnati in parte a noi, in parte Germano che è il presidente dell'associazione insieme con noi, si è eh, mo mo mobilitato. Per distribuire, fare in modo che sia quanto più capillare possibile. Insomma, questa vendita di biglietti con dei premi che riguardano soprattutto, diciamo, eh, il, calcio, il mondo ai, del calcio gli appassionati del calcio. Ci sono i biglietti in vendita che consentiranno di partecipare all'estrazione che ci sarà il 6 di luglio, tantissime maglie, e così un esempio è eh, un viaggio e soggiorno assetto del e purtroppo abbiamo qualche problema con il collegamento con la nostra troupe esterna ci sono, eh, riassumiamo noi dallo studio velocemente i premi principali, anzi vediamo se riusciamo a restituire la linea a uh, Valentina, vediamo se, eh, se forse mi sente. Eh, tutti no, e poi ci sono anche tante altre maglie, merchandising ufficiale dell'Udinese quindi l'importante è concorrere a questa certo. lotteria per cercare di aiutare l'associazione insieme con noi e il centro di Laipacco e tra l'altro Angela ti ricordo anche che domani Domani, proprio in occasione della partita, l'ultima partita in casa alla al Dacia Arena, ci sarà la possibilità di acquistare questi biglietti. Quindi noi speriamo davvero che il folto pubblico eh, che parteciperà domani, perché si prospetta davvero un acquisto rientriamo in studio e ricordiamo appunto eh, velocemente tra i premi in palio ci sono anche tante maglie dei giocatori dell'Udinese di tanti ex bianconeri che adesso giocano anche con altre squadre che hanno donato appunto la propria maglia per questa iniziativa di eh, beneficenza grazie a Valentina Bearzi, noi andiamo avanti parlando di sanità eh, c'è la replica dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi al volantinaggio fatto ieri dalla eh, CGL in cui si denuncia i zero passi avanti fatti sul fronte eh, sanità eh, dall'attuale Giunta eh, regionale. Un'occasione tutelare i diritti dei lavoratori in un confronto franco e trasparente con la parte datoriale, ha detto Riccardi, altra è impegnarsi nella disinformazione strumentale. Il comportamento della CGL a Udine è eh, irresponsabile. Queste le parole di Riccardi. I contenuti del volantino distribuito infatti denunciano con Toni e. Eh, catastrofici una presunta immobilità della sanità eh, in Friuli Venezia Giulia. Ho grande rispetto per chi fa eh, sindacato, ha continuato Riccardi, molto meno per chi racconta cose non eh, vere. Queste le parole appunto dell'assessore regionale alla eh, salute. Andiamo avanti parlando di un'iniziativa dell'Università di eh, Udine che ieri ha eh, presentato l'ultima birra nata in eh, casa eh, università in occasione della presentazione del corso tecnico gestionale per imprenditori della birra gestito da Stefano Bujatti, referente del eh, progetto. Si chiama Birre Blanche, ed è la seconda birra prodotta dall'Università di Udine dopo il successo della Amber Ale, la prima birra dell'ateneo realizzata lo scorso anno accademico, una birra di ispirazione belga, aromatizzata con bergamotto e coriandolo che ha origini molto eh, antiche e eh, quando ancora eh, oltre al luppolo venivano utilizzate anche diverse spezie per la produzione della eh, birra. La birra Blanche sarà disponibile per il consumo a partire dal mese di giugno e si potrà acquistare nell'azienda eh, agraria eh, dell'ateneo. L'obiettivo del, dell'Ateneo è quello di produrre birre diverse di anno eh, in anno proprio per coinvolgere anche eh, gli eh, studenti nella a messa a punto di un progetto eh, nuovo, un progetto che ovviamente ha finalità eh, didattiche. Prima di andare da Maurizio Ferrari, che vedo pronto nella sala stampa della Daciarena per gli ultimi aggiornamenti sull'Udinese, un, eh, una parentesi dedicata agli spettacoli, perché ci sono già due nomi per la prossima stagione dei concerti in Friuli Venezia Giulia, la stagione dell'estate 2020, quindi siamo già, guardiamo già al prossimo anno, e sono i nomi di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, che sui social hanno annunciato proprio alcune delle date della loro Prossima eh, stagione del loro prossimo tour estivo negli stadi. E sarà ancora una volta la città di Lignano Sabbiadoro, lo Stadio Teghi. La tenere a battesimo le tournée di Tiziano Ferro e Cesare eh, Cremonini alla fine del mese di maggio 2020. E adesso andiamo da Maurizio Ferrari. Maurizio, buongiorno, a te la linea per le ultime novità sui bianconeri. Sì, eh, come promesso Angela non eh, siamo più al campo, non siamo più alla Dacia Arena, ci siamo spostati in interna nella sala stampa dove tra qualche minuto arriverà Igor Tudor che sta lavorando proprio sul manto principale, sul campo eh, dove domani ci si giocherà una fetta davvero molto importante della salvezza contro la SPAL. Sarà la prima gara che aprirà il quadro, poi l'Udinese eh, dovrà attendere inevitabilmente anche i risultati delle altre perché anche se dovessero arrivare i tre punti non sarà purtroppo ancora certa di aver mantenuto la categoria però ci saranno già eh, partite anche proprio nella giornata di domani che potrebbero chiudere il discorso vale a dire quel Genoa Cagliari che si disputerà alle 18 e che potrebbe già sancire eh, un passo in avanti molto importante in questo senso al di là di questo però l'Udinese eh, un po' come ha fatto per tutta la settimana non vuole pensare a quello che faranno gli altri ma vuole essere eh, ancora una volta protagonista della sua volata finale la sua volata salvezza. La seduta di questa mattina chiaramente è quella in cui si fanno gli ultimi tentativi, gli ultimi check, le ultime situazioni proprio da riportare domani all'interno dello stadio. Quel che è certo è che la squadra ci arriva con il giusto piglio, con il giusto entusiasmo, forte anche di prestazioni nel corso recente che rilanciano forte la possibilità di vincere un'ulteriore partita di fronte al pubblico amico, visto che molta buona parte della salvezza ludinese se la sta eh, conquistando proprio in casa, dove reduce da sette risultati utili consecutivi. È l'ultimo appuntamento, i dati della prevendita stanno portando molto, molto vicini al sold out. Staremmo a vedere se si arriverà poi al tutto esaurito o meno. Eh, ci sarà un'atmosfera importante, comunque, il pubblico friulano che anche con molti appelli sui social, non solo da parte dei canali dell'Udinese che magari sarebbero eh, ovvi, logici e scontati, ma anche da parte di account come quello della Curva Nord ma di tanti tifosi che vogliono assolutamente fare in modo che l'Udinese strappi già da domani il pass per la prossima Serie A. Per farlo Tudor sta valutando chiaramente tutte le sue pedine, ma come dicevamo anche alle 11, come abbiamo ribadito un po' a lungo tutta questa settimana, sembra essere orientato verso la conferma della squadra che ha fatto benissimo a Frosinone. D'altronde tre gol in trasferta in un solo tempo non si segnavano da sei anni e questo rende bene l'idea di come la squadra abbia approcciato bene anche dal punto di vista psicologico al di là eh, dell'avversario che si doveva affrontare l'unico magari argomento di discussione sarà Marco D'Alessandro che eh, proprio in questi minuti eh, sta svolgendo la seduta di rifinitura con i compagni e chiaramente eh, con l'allenamento differenziato svolto ieri può essere un uh, piccolo elemento per cercare di capire a che livello è la sua condizione ed eventualmente poi valutare se farlo giocare al primo minuto così come è successo in modo proficuo al Benito Stirpe o se magari preferirgli Marvin Z Sta di fatto che però l'Udinese ha anche qualche scelta, eh, qualche carta nel suo mazzo da eh, scegliere anche per quello che riguarda eh, gli elementi che erano in panchina proprio con il Frosinone dunque per Tudor qualche possibilità in più da sfruttare anche a gara in corso. Ne sapremo di più alle 13 perché tra qualche minuto proprio qui arriverà il mister a delucidarci anche sulle condizioni dell'esterno destro bianco-nero. Per il momento Angela è tutto, linea che torna a te. Grazie Maurizio. Noi chiudiamo questa edizione del nostro TG con le previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su DNews e TV. Questa mattina ci siamo svegliati con un po' di nubi basse, in particolare sulla media alta pianura e in montagna, mentre per quanto riguarda la zona di costa, a Gorizia e sull'Alto Cividalese, il cielo è già sereno. Nel corso della mattinata. Eh, questa nuvolosità bassa si diraderà sempre di più, quindi ci aspettiamo cielo in genere poco nuvoloso oggi sulla nostra regione, probabilmente rimarrà sereno sulla costa. Non è escluso comunque la possibilità di qualche locale breve pioggia sulla montagna, sulle carni che ha il confine con il Veneto, ma saranno comunque episodi molto isolati e brevi. Temperature massime attorno ai 18-20 gradi sulle zone di pianura e di costa. Domani e dopodomani il tempo tenderà a peggiorare, sabato mattinata ancora probabilmente variabilità con tempo migliore sulla costa, poi nel pomeriggio arriva un fronte da sud ovest, un fronte che porterà cielo ovunque coperto nel pomeriggio sera di sabato, con piogge che saranno via via più diffuse e localmente direi anche abbondanti su zone di pianura e della fascia prealpina. Sulla costa eh, con il fronte si avgenerà anche un po, di, un, 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 un po' di vento, vento direi di scirocco quindi da sud-est, che è comunque moderato sulla costa, mentre in pianura dovrebbe comunque prevalere all'est o il nord-est. Eh, possibilità anche di qualche temporale direi nel corso del pomeriggio sera di sabato. Domenica probabilmente il fronte sarà già andato ma rimane la depressione sul nord Italia, una depressione i cui effetti sono ancora difficili da prevedere, probabilmente ce lo rimarrà. Prevalentemente coperto in montagna, domenica, nuvoloso invece con poche schierite sulla pianura e sulla costa, schierite che saranno alternate a qualche pioggia sparsa o a qualche temporale isolato sulla, appunto, sulla nostra regione. Naturalmente con il prevalere della dell'annosità anche le temperature massime tenderanno a calare di un paio di gradi, non farà freddo ma sicuramente vedrai valori attorno ai 17-18 gradi sulla pianura e sulla costa. È tutto, quindi nonostante il tempo in arrivo per saluto domenica, buon fine settimana.